Salute a voi e ben ritrovati nel vecchio mondo. Abbiamo uno scontrone tra il sottoscritto, in questo caso con nome di Harry Seldon Wannabe, ovviamente al comando delle truppe imperiali, e dall'altra parte invece quella che è una considerata attualmente una delle nemesi dei figli di Sigmar, che sono proprio i lucertoloni, i difensori del piano degli antichi, guidati da un giocatore che io pensavo che si chiamasse proprio Forpoland, che come sembrava un po' un'esclamazione tipo Forpoland, che bella battaglia, invece no, è Forpoland, che ha molto più senso in effetti, non so perché non ci ho pensato prima, ed è del clan SOTM, i The Sons of the Mountain, quindi i figli della montagna, un clan tra cui c'è anche il nostro mitico Grombrindal, che è presente nel Discord della comunità italiana, e che è un clan di partiti appassionati, strenui difensori delle Caracalla. Allora, perché un match che secondo me è molto a vantaggio, almeno secondo me, secondo molti giocatori, molto a vantaggio dei Lizardmen, è proprio grazie a loro. La combinazione di questi devastantissimi cavalieri su Nagaronte, questa è la versione con lancia, con un bonus contro i bersagli grandi, quindi discrete armature, bonus contro i bersagli grandi, ottimi danni penetranti, non costano molto di più delle cavallerie imperiali e completamente le dominano, le distruggono senza tanta difficoltà. Uno potrebbe dire, ma allora io ci vado con i semigrifoni, con altre schifezze ancora più grosse, ancora più cattive, ma non funziona più di tanto perché i simpatici Lizard hanno un sacco di danni da veleno, quindi è facile per gli uomini lucertola supportare questo grosso combattimento di cavallerie, questo grosso combattimento tra bestioni montati, corazzati e furiosi, e danno un vantaggio devastante. Semplicemente le corti di Shink, qua ce ne sono ben due a proteggere a dare una mano, insomma, eventualmente a questi cavalieri su Nagaronte, e assicurano un vantaggio devastante, definitivo alle truppe dei Lizard. Il resto del centro, diciamo, della frontline degli uomini lucertole, è composta da ottime corti di Sotek e Scinchi e Cresta Rossa. La corte di Sotek, ovviamente, è irriducibile, furiosa, con enormi capacità di combattimento e anche questa simpatica abilità che le consente di combattere veramente fino alla fine. Gli impedisce a questi Scinchetti di morire, continueranno a beccare danni, ma saranno impossibili da ammazzare per circa 20 secondi. Dall'altra parte invece un'altra umile corte di Shinki. Quindi una frontline pensata per sgretolare anche le potenti grandi spade imperiali. Come se non bastasse a fermare questo terribile assalto, ci si mette anche a continuare l'assalto. Ci si mette anche il potente Lord Mazzamondi qua sul suo triceratopo da battaglia, con un bel bonus contro i bersagli piccoli, quindi contro la fanteria, un sacco di danni penetranti, 7500 punti vita e un arsenale magico devastante. Abbiamo l'esilio gratuito, abbiamo la rovina della città gratuita, abbiamo la cura per lui stesso, Maledizione del vento di mezzanotte, lo scudo degli antichi per resistenza ai danni, insomma è praticamente one man arm, one slam army. E poi abbiamo ovviamente un bastilodonte feroce, una tartaruga ninja che ha perso tutte le abilità ninjesche e se ne trotterella in battaglia. Per fermare questa orda di sangue freddo io mi affido ovviamente al buon Volkmar, che qua ha un grosso rischio perché con tutti i mostroni che ci sono non è certo il miglior lord possibile per affrontare e duellare contro questi grossi mostri, ma dovrebbe dare la mano alla mia frontline, alla mia primissima linea di spadaccini, e non solo dovrebbero resistere addirittura contro i sauri, anche grazie al fatto che ci sono tre unità di balestrieri che qua non mi dispiacciono, hanno un bel po' di danni penetranti, non sono velocissimi a sparare, ma insomma loro dovrebbero dare una mano alla frontline di spadaccini sostenuta persino da Volkmar e da una tripletta di cavalieri. Qua imperiali con un sacco di armatura, un bel po' di lance da schiantare sulle fanterie dei sauri, insomma queste unità dovrebbero resistere al massacro iniziale, tenere duro, almeno dare un po' di tempo, insomma, vincere la fanteria. Poi per gestire tutte queste cavallerie, io ho un sacco di lancieri che funzionano decisamente bene in generale contro le truppe su Nagaronte, quindi ne abbiamo due sui lati, una terza qua e altre due, scusate, erano due a protezione dei cannoni e due sui lati, quindi in tutto quattro adesso si stanno rischierando per far fronte a questa grossa avanguardia di cavalleria. Abbiamo una doppia cannone, c'è cioè il martello delle streghe. Il reggimento della fame è un cannoncino normale. Questo no, non spari, per l'amor del cielo, cosa fa? Ma no, ma lei è pazzo, ma dove sta facendo? Questo dovrebbero iniziare a mettere un po' di pressione al simpatico Lord Mazzamondi, che in effetti ha già subito un qualche danno che si poteva evitare. E poi abbiamo un po' di pistolieri che si stanno qua nascondendo. L'idea è che quando queste cavallerie immancabilmente sbucheranno alle mie spalle e ai miei fianchi, allora li potrò controcaricare in qualche maniera con i pistolieri e mi esercitare un pochettino di pressione. Il supporto magico è ridotto al minimo, c'è soltanto un mago, c'è soltanto Bergoglio qua con i suoi sandaletti e una simpatica rete di Amintok, e questo è tutto. Una battaglia
di coraggio, di acciaio, di numeri, se volete, contro la furia bestiale di queste unità degli uomini lucertole. Adesso qua un brutto errore in realtà da parte mia. L'idea era martellare questo lato destro, questo, anzi l'ala sinistra del mio nemico alla mia destra, e iniziare ad avere la meglio su queste truppe di corti di scinchi leggermente armate. Quindi ho inviato le mie cavallerie e Vorkman. Peccato che ci sia giustamente Maddamondi che aveva la rete, che io me la sono completamente dimenticata. Qua parte un bombardamento, quindi mal che vada dovrei riuscire a spezzare un po' le nerva, i reni di queste simpatiche unità di scinchi. I cavalieri ovviamente si ritirano, però insomma ho subito già un sacco di danni a Vorkman, che fortunatamente si rigenera. E purtroppo questo me lo porta parecchio distante dove ci sarebbe bisogno di lui, perché guardate che bellissimo blobbone di cavalleria. Qua parte subito una rete. L'idea era ovviamente concentrare il tiro delle balestre, che possono fare un discreto dolore anche a queste unità di cavalleria corazzata, prepararmi le difese. Sto facendo convergere sul punto tutti i lancieri che ho a disposizione. Vedete che le corti di scinchi stanno già sparando una salva dopo l'altra contro questi coraggiosi difensori dell'impero, stanno avendo la meglio su questa prima unità di lancieri, ma pian pianino insomma i danni si fanno sentire. Se solo avessi avuto il buon Volker un pochettino più a portata di mano, sarei riuscito anche a tirare un bel esilio su questo bloccone, su questa specie di ingorgo autostradale di Nagaronti. Qua la cavalleria dei Sauri continua a caricare imperterrita, parte finalmente l'esilio che stermina, o almeno fa dei danni piuttosto pesanti ad unità. Poi i cavalieri su Nagaronti si portano lontano dalla mischia. Qua qualcosa deve essere stata una rovina delle città, a vedere insomma, la zampata, l'artigliata lì. L'esilio continua a viaggiare da una parte all'altra e fortunatamente, visto che ho investito relativamente poco sulla fronte, vedete che gli spadaccini stanno avendo un ottimo gioco contro le varie corti di scinchi, che sono poco corazzati, con bassi valori di difesa relativamente fragili. Quindi gli spadaccini, che invece hanno delle buone caratteristiche combattimento ma basso danno dell'arma, riescono a fare abbastanza bene. Qua finalmente Volkmar è riuscito a sfuggire alla preda del suo avversario e, per mia somma fortuna, a mandare in rotta un sacco di cose. Qua Bergoglio interviene ancora una volta a salvare il cannoncino, il martello delle streghe, che era stato caricato da un'unità di Nagaronti, che adesso sta provando più o meno a riportarsi in linea, a riprendere il controllo dei pezzi, e finalmente i pistolieri, che avevo praticamente dimenticato, riescono dal bosco, iniziano a mettere a segno qualche pistolettata a destra e a sinistra e danno una mano alle linee imperiali. Si assicurano insomma che questi Nagaronti non tornino più in corpo a corpo. Un altro esilio, questo probabilmente sparato dallo stesso Mazdamundi, che a questo punto, già che c'è, si tira anche una corretta 500 punti vita in più recuperati come se nulla fosse. E qua, maledizione a me, temibili Sauri, terribili lancieri su Nagaronte vanno direttamente addosso al cannone e massacrano la mia crew. Qua c'è un fuggi-fuggi generale con le truppe dell'impero, che stanno in effetti avendo un pochettino la peggio, sono costrette a battere in ritirata più volte. Adesso i lancieri addirittura vengono travolti in Nagaronte, ma dall'altra parte sto ottenendo dei buoni risultati. Molte delle truppe di cavalleria del mio avversario sono a questo punto in rotta. Volkmar trotterella schiacciando uno scinco dopo l'altro. Mazdamundi torna di nuovo, lancia un altro scudo degli antichi che serve a fargli subire meno danni possibile. Adesso, nonostante sia circondato dai lancieri, tra il 22% di resistenza ai danni, il fatto che ha 130 di armatura, anche i miei lancieri, insomma, non è che funzionano benissimo. Ma qua riesco a inquadrare un'unità di Nagaronti che si è appena richiamata a raccolta e non si è accorta quindi che un gruppo di lancieri assatanati di sangue, vogliosi di insomma cinture, cinturini, borsette e portafogli in di coccodrillo è spuntato direttamente dal bosco e ha caricato sulle terga squamose di questi bestioni. Quindi lì, per fortuna, una presa buona anche da parte dei figli di Singer. I balestrieri stanno facendo del loro meglio per rimanere online, per rimanere attivi il più possibile. Non ho sparato, non ho avuto modo di sparare tante bordate, ma visto che mi sono dimenticato sfortunatamente gli archibugieri a casa, l'unica cosa che possono davvero mettere un po' di pepe sulle natiche squamose di Mazdamondi sono i pistolieri e i balestrieri. Balestrieri che non sono pensati esattamente, sono archibugieri, non sono pensati per distruggere questo tipo di cose. Ci serve un po' di tempo per generare valore, ma è comunque meglio di niente. Queste battaglie molto scrappi dove ci si riduce veramente a un dettaglio, tutto conta. Qua ci sono un paio di truppe di corti di scinchi isolate, soprattutto questa con veleno, basta una giavellottinata velenosa per mettere in crisi un po' tutto quanto. Il bastilodonte che momentaneamente impazzisce schiacciando un po' di pistoli, di spadaccini. E qua purtroppo una pessima idea da parte mia, mi sono avvicinato troppo con unità di pistolieri. Maldamondi ha subdolamente, come dire, inquadrato il bersaglio, lanciato immediatamente una rete di Amitok, bloccato la mia unità di cavalleria leggera e poi caricata sia con Mazdamondi che con gli scinchetti. Qua sta per partire un esilio da parte di Mazda, che fortunatamente riesco a schivare, ma lo sono accorto per tempo. I lancieri a questo punto convergono su quello che rimane delle unità di Nagaronti, che stanno cercando di distruggere i miei poveri cavalieri imperiali. C'è il cannone che sto cercando di tenere disperatamente in linea il più possibile per esercitare sempre pressione sul buon Mazdamondi,
vede nel frattempo quel gran filibustiere qua, quel baffo Moretti di Volkmar. Io vedo che c'è uno stendardo e penso che ci sia un'intera unità, invece no, era soltanto uno scinchetto, ma vabbè. Quel filibustiere di Volkmar sta spazzando via tutto quello che gli si para di fronte, tranne ovviamente il bastiodonte, il tartarugo ninja e Mazda Mundi Stenso. Quindi tra il rospi e tartarughe qua il povero Volkmar non ha vita facile. Bergoglio viene sbalzato direttamente all'altro mondo dal buon Mazda, che adesso se la piglia invece col baffone Moretti. Qua parte un altro esilio, sto cercando di liberarmi il più possibile di tutte queste unità di Nagaronti che possono bloccare con la loro massa, possono tenere fermo Volkmar, insomma mettermi in una bruttissima situazione. E ancora una volta sto cercando di salvare disperatamente il mio martello delle streghe. Qua gli spadaccini si buttano in avanti, contrastano qua e sono sempre convinto che siano un sacco questi della corte di sotto, invece c'è un unico scinco a cresta rossa, quindi gli spadaccini insomma con la carica di cavalleria alle spalle con Volkmar da una mano hanno avuto la meglio della controparte scinchesca, hanno distrutto la corte e hanno di nuovo permesso al cannoncino di sopravvivere ancora un po'. Io devo spostare ovviamente la corte, nonostante il momentaneo buff all'attacco non voglio assolutamente tenerla in corpo a corpo. No, il bastilodonte si sta magnando il povero Bergoglio costretto alla fuga. Ci sono però un po' di balestrieri che si stanno riportando qua e là in corpo a corpo, ci sono ancora un po' di pistolieri. Insomma, a questo punto o scelgo di fare tutti i danni possibili sul bastilodonte, la battaglia sta andando decisamente in mio favore, quindi io scelgo di fare tutti i danni possibili sul bastilodonte e sperare di triggerare in questo modo la perdita critica alle truppe, quindi di mandare in rotta Mazdamondi senza aver bisogno di affrontarlo, oppure provo a fare il contrario, cioè provo a sparare a Mazdamondi e a distruggere così in generale la leadership dell'avversario e portarmi a casa il risultato. Volkmar ancora una volta circondato, attaccato da questi maledetti lancieri su Nagaronte che non vogliono assolutamente andarsene fuori da quel paese, cioè continuano imperterriti a combattere. Fortunatamente Volkmar ha un sacco di massa, riesce a passare, ci dà anche una spintarella il buon Mazdamondi che mi aiuta in questo modo a levarmi dalle scatole. Poi c'è un po' di supporto, di sparacchiamenti, di tiro dalla parte imperiale, quindi i Nagaronti finalmente se ne vanno in rotta, le corti di scinchi sono a loro volta distrutte, rimane quest'ultimo scinco a cresta rossa che viene caricato da tutti i cavalieri imperiali che non si spiegano come mai dopo tutto ciò, questo addirittura sta usando adesso rifiutarsi di morire, quindi rimane quest'unico finco a rompere le scatole e non c'è proprio modo di distruggerlo. Io sono lì ossessionatissimo, adesso mi sono forse reso conto che in effetti ne mancava uno solo. I pistolieri si sono fatti astutamente, questo era tutto parte di un piano incredibilmente complesso da parte mia che vorrei spiegarvi ma che purtroppo è molto molto segretissimo, ma in realtà i pistolieri si stanno facendo massacrare un po' dal bastilodonte, un po' da Mazdamondi, stanno continuando a sparacchiare, vedete che la battaglia dura un sacco. Qua c'è anche un arcobaleno, che bellino, che immagine di pace, che immagine utopica, arcadica. Allora ci sono un po' di truppine imperiali, ci sono 48 lancieri qua, 28 dall'altra parte, 28 dall'altra parte, quindi insomma un centinaio di lancieri più o meno, abbiamo 46 balestrieri e 29 che faranno quello che possono. Volkmar è qui pronto, esausto, ma pronto a rinvigorire le truppe, i cavalieri che sono stati invitati a massacrare quest'ultima unità di scinchi a cresta rossa adesso stanno provando a caricarle, altre corti che si recuperano un pochettino qua e là, questi poverini hanno avuto la malvagia idea di schierarsi proprio davanti agli assatanatissimi, i più feroci guerrieri dell'intero mondo degli uomini, che ovviamente sono i serventi del cannone del martello delle streghe, quindi ovviamente si sono ritirati terrorizzati. Guardate che in effetti i serventi del cannone hanno un discreto pacco qua che potrebbe intimorire una lucertola, una creatura a sangue freddo senza fare tanti complimenti. Qua ci sono i pistolieri che hanno finito le munizioni, i balestrieri che a questo punto stanno cercando di fare più danni possibili al povero Mazdamondi che carica in mezzo al bosco. Io mi preparo a fermare la carica del bestione, ma fortunatamente per me c'è ancora il simpatico mago della luce, c'è ancora Bergoglio che quindi blocca Mazdamondi sul posto. A questo punto riesco a impedirgli di caricare, riesco a buttare invece i miei stessi lancieri qua sull'imitazione del bosco, dove spero di avere qualche buff, qualche bonus in più. Lancio anche, giusto per buona misura, un bombardamento per fare più danni possibile, quando finalmente i cavalieri caricano alle spalle del bastonidonte ferale e lo distruggono la tartaruga ninja. A questo punto anche lo slan spaziale, il rospo spaziale, è costretto alla ritirata. GG a Forpoland, come mi piacerà per sempre chiamarlo. Bellissima partita, match in effetti piuttosto tosto, però insomma credo che abbia sinceramente giocato abbastanza male queste cavalerie di Nagaronti. Veniva
probabilmente splittare molto di più l'assalto di cavalleria, assalirmi da più lati sarebbe stato un pochettino magari più facile. Una truppa di lancieri avrebbe potuto combattere contro una truppa di anacreonte con un certo vantaggio da parte mia, ma avrebbe stressato molto di più la micro. Invece in questa maniera questo grosso assalto ha travolto completamente la prima delle truppe di lancieri che gli ho messo di fronte, ma poi è stato relativamente facile da rispedire. Mettete, vedete che tutte queste unità hanno fatto delle buone uccisioni, 31, 25, 26, 27, ma hanno generato relativamente poco valore. Soltanto quest'unica unità di lancieri su Nagronte con 112 uccisioni e 1198 il valore di danni in petecchioni d'oro ha fatto veramente gli sfacieli. Le truppe di Shinchi, a parte questa che se l'è cavata straordinariamente bene, hanno fatto piuttosto, no, un paio hanno fatto molto molto bene, questo non ho idea di che cosa abbiano distrutto. Le altre sono state un po' travolte dal contrassalto imperiale e gli spadaccini, tutto sommato, hanno fatto quello che potevano, poverini. I cavalieri imperiali se la sono cavata decisamente bene perché sono riusciti in qualche modo a evitare il confronto con i mostri, soprattutto con i nagarotti, per travolgere invece le truppe di fanteria leggera. I balestrieri, nonostante le poche uccisioni, hanno messo a segno un bel po' di danni e tutto sommato si sono nel complesso ripagati. Volkmar ha fatto quello che poteva, in questo caso non è che avesse tantissimo da fare, l'ho giocato molto male all'inizio, devo ricordare. Ricordarmi di essere un pochettino più conservatore, ma i due grandi cannoni che pure non hanno sparato tantissimi colpi, che pure non hanno fatto tante uccisioni, ma hanno continuato a esercitare danni su Mazzamondi, alla fin fine si sono ripagati. Zero danni netti, zero uccisioni, zero valore generato da parte del buon Bergoglio, che ha fatto quello che poteva con le sue reti, ovviamente MVP della partita. Mazzamondi con 17.000 danni fatti per un valore in totale di petecchioni d'oro di 3.682, e non sottovalutate gli uomini pistolieri che a colpi di pistolettate a destra e a sinistra, tutto sommato, si sono più o meno guadagnati la pagnotta. GG ancora una volta al mitico Forpoland, che ringrazio per la bella partita. Datemi sapere da che parte lo giocate, se dall'Impero, se dalla parte di Lizard, eventualmente che liste usate. A questo punto, dal vostro Von Arcadius è tutto. Torneremo a vederci molto presto sui prossimi campi di battaglia del vecchio oppure del nuovo mondo.